Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao! Benvenuti in questa mega abbuffata del McDonald's. C'è un po' di tutto. Allora abbiamo Big Mac aranciata, perché ho preso l'aranciata, senza il ghiaccio, milkshake, cheesecake, patatine giganti e qui abbiamo 4 cheeseburger. E questi due qua sono di Davide, che anche lui sta mangiando, è qua. E niente, buon appetito! C'è la suggerina che ride. Sì, sì, perché già immagino cosa dicono. Come una cosa. Rutto libero. Vediamo 2019 questa abbuffata di McDonald's. Stasera. Domani ci sarà il cenone. Mangeremo di tutto, di più. E poi dopo la befana non ci interessa, mangiamo dietetico. Questi giorni non si è fatta dieta, veramente solo a Natale e diciamo che nei giorni di intermezzo delle feste non ho mangiato robe molto normali, diciamo, non dietetico. Natale, Santo Stefano, le classiche feste, non dietetico però normale. Oggi proprio mangiamo di tutto. Buono. Ma questo non è panino Marzi comunque. E Big Mac vuole il menù large, abbiamo preso. Perché la bibita è grande, patatine grandi, capito? Ma non è tanto grande. Appunto qua, questa c'è tutta la salsina. Secondo voi che salsa mettono nel Big Mac, che è buonissima? Che salsa ci mettono? Boh. È buona, eh? Ho fame. Comunque questa è una buffata di copia, perché vedete anche Davide. E si vede. Seconda. Mi facciamo 3-3, perché sennò non ce la faccio. Va bene? C'è tipo un litro qua dentro, cos'è? Mezzo litro? Mezzo litro. No, appena. Ma le cannucce per il milkshake non l'hanno data? Le due giorni? Sono qua. Su Streaming City si trova gli oli, è McDonald's. Se fava che anche io ce l'avrebbe dovuto di più. Qual è il vostro panino preferito del McDonald's? Cosa vi piace mangiare? Ovviamente sappiamo tutti che fa male il McDonald's. Una volta, due, tre all'anno, va bene. Ma che lo dici? Da domani a mezzanotte iniziamo il countdown. Facciamo 25 giorni a matrimonio. Adesso mi mangio il terzo cheeseburger e lascio il Big Mac per l'ultimo. Freddo. Ah, fa freddo.
tantissima. Oggi siamo andati a fare un diretto. Ah, vi segnalo, entro domani, che domani chiude praticamente, è l'ultimo giorno di apertura. Dov'è quell'outlet d'acciaio? Siamo andati a fare un giro alla Rese. È a Balanzate. È Balanzate quello? No. No, Bollate, scusa. A Bollate c'è l'altro dolciario. Di fianco c'è un negozio che svende tutto perché sta chiudendo. Ci sono le lenzuola singole a 2 euro. Quelle matrimoniali a 4 euro. E infatti ne ho approfittato per prendere due paio di lenzuola e suocerini. Anche per noi. Hanno anche una piazza e mezza. Hanno di tutto, bicchieri, cose natalizie, spugne, bottiglie, cornici, come viene, praticamente è tutto scontatissimo. E ho preso delle cose carine che vi farò un video ulla. Vabbè, no. No. Io sì. La spesa. Ma puoi parlare? Mettete il ghiaccio. Manda cioccolato. Stranamente oggi i supermercati erano pieni. Perché siamo andati ancora a prendere le ultime cose rimanenti. Lunes era vuoto. Era vuoto Lunes. Che c'era? Senti che era pieno. No, vabbè, non abbiamo potuto scusare. Vabbè, la fila si fa perché si prendono le cose, però era vuoto. Vabbè, Primark era normale. Ma c'era un po' tosto. Ma io non lo voglio. Perché è freddo, lo scaldiamo il forno. Perché non ho fame. E perché li hai voluti prendere tre? Quanti ne hai presi? Due più quello nell'Happy Meal. Bene, amici Twin. Tu hai già mangiato le patatine? Come sì. Buono. Prova un po'. Almeno qua. Qui ho anche la torta. Non mi ha la buttare qua. Ciao. Il sacchetto. Acqua fredda per milkshake, avanza un po' con noccia. Un bottino lo tiro. Ma cos'è? È un gioco. Ma è un gioco, Ma è fastidio. Tipo indovina chi? Devi tipo mettere... Tora. Ma che cazzo è? C'era un gioco proprio se non è più bello. Ma quella è la TV da noi, no? A me mi è il gatto, non quello. No. Non oso immaginare domani i supermercati come pulloreranno. Noi domani non ci muoviamo. Abbiamo già fatto tutto quello che dovevamo fare. Ormai devo solo cucinare tutto il giorno. Ci mettiamo a mangiare. Ancora ci mettiamo a mangiare? Tardi domani. Quando iniziamo? Non lo so. Cosa vuol dire che ora iniziamo? Che non mangi mica le 8. È molto silenzioso questo McDonald's perché quando si mangia McDonald's non ci sono tante parole da dire. Vero? È un sublime McDonald's.
A me quasi finita la coca. Ho finito anche le patatine, scusate Davide. C'è sempre la cheeseburger. Adesso il Big Mac e poi la torta. Ah, per favore. No, no, meglio la mamma. Sicuro che anche tu non c'è qua la mamma. No, vabbè, il Big Mac è buonissimo. Troppo buono. Poi c'è un po' sacchetto di merda. Allora ragazzi, noi abbiamo rifatto questa avventura, aspetta di rubo l'insalata. Sì. Abbiamo rifatto questa avventura perché non avendo mangiato a mezzogiorno io non stavo più in piedi. Poi prima di rimettermi proprio a regime volevo farmi un'ultima mangiata del McDonald's, perché poi basta, è pensabile mangiare ancora McDonald's. È buono ma fa male. Perché comunque non pensiate che il McDonald's... Io a mio parere, ragazzi, ve lo dico di tutto cuore, ma non per... per non pensate male, ma secondo me fa meno male un panino kebab che non un panino del McDonald's. Sì, perché la carne è fresca, te la fa al momento. E poi cos'è il tacchino? È pollo? Pollo, tacchino, pollo, dipende. Poi dipende sempre come lo farcisci, se ci metti le salse, però se non ci metti la salsa. E poi mettiamo che costa di meno. È sostanzioso. Ma al momento non lo prendiamo gratis insieme al kebab. No, comunque con 5 euro hai un panino, la bibita e le patatine. Forse secondo me fa meno male la pizza tra McDonald's, kebab. Forse una pizza margherita fa meno male del kebab e della... Non lo so, secondo voi fa meno male? Tra queste cose, ovviamente sì, lo so che farebbe meno male mangiarsi il minestrone. Aspetta amore, scusami. Io sto parlando solo di panini. Tra carne, cose, fa meno male un panino kebab, secondo me. Boh. E poi... Se qualcuno lo sa ce lo scriva, per favore. E poi non lo so, adesso che ci penso bene. E tra uno e l'altro una bomba per kebab, bello per tranquillo kebab. Sono cose che non mangiate sia uno che l'altro con criterio. Ma forse fa meno male la pizza di queste cose. La pizza sei... Secondo te fa meno male il McDonald's, il kebab o la pizza? No, a me il McDonald's non piace. Già da partire che come fanno a mangiare non è che mi piace molto. Beh, a me preferisco il panino kebab o la piadina kebab, ma proprio gli hamburger sono neri, no, sono marroni, sono sottilissimi. Ma hai mangiato tu comunque in passato al McDonald's? Sì. O mangiavi, preferivi il burger a buono? Ma a me non piace, mangiavo perché così in compagnia, ma non mi piace il McDonald's. Allora, il McDonald's è buono da mangiare, ma da nessun altro. Una volta ogni tanto, perché senti il gusto. Anche le patatine, figurati, con quell'olio lì faranno 10-11 fritti di patatine. Hai voglia. Quello è vero, si sa. Allora, e gli hamburger sono già lì pronti. Sono già in fila. Ma no, ma poi sono già lì in fila, confezionati. Non c'è solo abbastanza a salutare, eh. Ma anche il McDonald's la sono carne, schifette. C'è anche il kebab e la carne. Allora meglio una piadina kebab, un panino. Poi bisogna vedere la carne con la verdura. La carne kebab come viene fatta, la carne di hamburger si sa come viene fatta, dai. No, beh. È tutto un tritume, No, di avanci. No, no, non sono avanci quelli del McDonald's. Ah, McDonald's. Perché il kebab è pollo e... Cioè, pollo e vitello. Non pollo e tacchino. C'è anche pollo e tacchino. C'è pollo e tacchino. C'è pollo e tacchino e pollo e vitello, dipende.
Dipende quanto vi spende, perché se spendi meno ci sono tre pezzi di qualità. Ma avete quale usa? La prima. Prima qualità. Pollo e vitello? È la più buona. Non è questo il pollo e vitello, questione. È questione anche come lo fai. Ecco perché mi piace il kebab, perché io avevo provato a assaggiare un kebab, mi faceva veramente schifo. Allora, diciamo... non tutti i kebab hanno la stessa carne. Il vero kebab è turco. Io pensavo che non avesse... cioè, tutti la stessa carne, pensavo. C'è chi vuole spendere di meno, prende la carne... Ah, ecco perché certi fanno schifo. Ma poi c'è quello che vuole la carne di pregio, nel senso la prima scelta... e va a spendere per dire 4 euro, 5 euro, sì. Vabbè, però spendi in qualità, però comunque il cliente ti ritorna perché sa che lì è buono. Sì, ma poi però c'è anche da dire investimento. Poi c'è da dire che la produttrice la butti via qualche avanza perché puzza. Vabbè, ma tanto non la avanza mai. No, ci sono quelli che te la fanno mangiare. No, ci sono quelli che quanti ne fa fuori al giorno lui? Boh, dipende. Dipende dalla giornata. Si chiamano kebab, però. Sì. Dipende dalla giornata. Uno lo fa fuori. Quanti chili sono? 20. Cioè 20 chili al giorno. Mamma mia. Che però questa attenzione. Torta. Se pigliamo un kebab intero. Cioè, ultima cosa, beh, ho finito. Se pigliamo un kebab da 50 kg. Non conviene. Non conviene perché sei già di buttarlo. No, dipende poi il giro. A meno che c'hai. Non so, fai 20-30 panini pedini. 300 panini, fai. Vedete che bello. Questa qua è la torta milkshake. Amore, cade. La pura che gli la cheesecake, cadere. Non è milkshake. La cheesecake. La pura di... Pure che la fa cadere. Vuoi un po'? No, amore. Di destra la forchetta? Ma non ha messo neanche la forchetta, vuoi del Mac? No. Grazie, amore. Se avete fatto il video, metti subito sono gelati con la chiave, dai. Andare a fumare una sigaretta, perché dopo un mangiato c'è il richiamo. Perché mi aveva giungla. Comunque i dolci del McDonald's sono della Bindi. E questa qua la vende la Bindi, la cosa intera è buona. Sono freschi i dolci della Bindi, eh. Sono quelli che praticamente tutti i ristoranti usano. Ma non hai mai assaggiata la cheesecake? Sì. È un buon pezzo? Buona? Delizia, questa mi sembra che era una vuole fragole, c'è la Monterosa che c'è anche tipo i frutti rossi, i piccolini, questo è il fragole, buonissimo. Solo che è un po' fredda, sì. Ultimo morso e ho finito. Bene amici, spero che questa mega buffata del McDonald's vi sia piaciuta, che vi abbia tenuto compagnia, che pranzerete, fate spunti di mezzanotte, colazione, non so, quel che vi pare. E niente, noi ci vediamo domani con un nuovo video e poi la live per gli auguri di fine anno e il buon inizio 2020. Io vi mando un bacione, mi raccomando iscrivetevi al canale di Coppia Davide Chiara Channel, al canale Chiara d'Alessandro. Questo, vabbè, e Chiara Alessandro ASMR. Ciao!